Uno dei motivi per cui ho sempre apprezzato l'idea di Microchip è perché, contrariamente ad altri, ha sempre offerto la possibilità di installare i suoi software su più piattaforme, come ad esempio Windows, Mac o Linux. Negli ultimi tempi Microchip ha fatto un ulteriore passo avanti, creando MPLAB Express. Nei precedenti tutorial avevamo visto infatti come iniziare ad utilizzare l'IDE di Microchip. Questo però comportava l'installazione dell'IDE, delle librerie, dei compilatori ed eventualmente del code configurator se volevamo usufruire di quella possibilità per i microcontrollori a 8 bit. Con la nascita di MPLAB Express tutti questi passaggi possono essere agevolmente saltati, poiché Microchip ha creato un IDE completamente online. Questo vuol dire che chiunque abbia un accesso internet e un browser compatibile può cominciare a programmare i suoi PIC direttamente dal web. Microchip infatti ha reso questo IDE accessibile a tutti, con la possibilità di creare un account gratuitamente che ci dà la possibilità di ottenere 10 GB di spazio online. Considerate le dimensioni dei programmi per microcontrollori, vi renderete subito conto che 10 GB sono un'enormità. Proviamo ora ad andare a vedere come è strutturato questo IDE. Una volta all'interno dell'IDE noterete che la schermata è molto simile a quella del programma che solitamente scarichiamo e installiamo sul nostro computer, con qualche opportuna limitazione. Come potete notare nella schermata in basso a destra, il sistema ci avvisa che siamo in modalità ospite, per cui alcune funzionalità in questo momento non sono utilizzabili. Quello che ci viene chiesto è di effettuare il login o di registrarci. Provo ad accedere utilizzando il mio login in modo da non utilizzare più la modalità ospite. Eccomi dunque di nuovo all'interno di MPLAB Express, questa volta però come utente registrato e non più come ospite. Come potete notare, nella barra degli strumenti alcuni pulsanti sono comparsi dopo che ho effettuato il login. La bellezza di questo sistema sta proprio nel fatto che alcuni di questi comandi, che sono quelli fondamentali per l'utilizzo di MPLAB nella versione offline, sono anche presenti qui nella versione online. Ad esempio la possibilità di utilizzare il code configurator, oppure la possibilità di compilare il nostro codice, di poterlo caricare all'interno di un microcontrollore e in seguito di poter effettuare un debug del progetto proprio come abbiamo fatto nelle precedenti lezioni. Per poter utilizzare queste funzionalità ovviamente dovremmo avere a disposizione un PIC-Kit 3 che ci permetta di caricare sulla flash del microcontrollore il programma che scriveremo all'interno di questo IDE. Benché la versione online abbia delle ovvie limitazioni rispetto alla versione offline, è anche vero che Microchip ha investito molto sulla questione community, dando la possibilità di accedere velocemente a degli esempi, a un forum e a una wiki per permettere agli utenti di ogni parte del mondo di collaborare a questi progetti. E in effetti ho notato come accedere agli esempi mi ha dato delle possibilità davvero interessanti per apprendere delle funzionalità in breve tempo. Una delle cose che più apprezzo di MPLAB Express è il fatto che tutto quello che io creo e scrivo come codice viene salvato all'interno dei miei 10 GB a disposizione. Questo vuol dire che il codice che sto creando può essere utilizzato da miei colleghi o da persone che collaborano con me, che si trovano magari in un altro posto e hanno la necessità di caricare sul loro microcontrollore del codice che io sto scrivendo magari a decine di chilometri di distanza, permettendo così una collaborazione che abbatte ogni sorta di barriera geografica. Ad oggi MPLAB Express non è ancora disponibile per tutte le famiglie di microcontrollori Microchip. Se andiamo a creare un nuovo progetto, noteremo che una volta selezionato Standalone Project, quando ci chiede per quale famiglia di controllori vogliamo programmare, abbiamo a disposizione tutte le famiglie di microcontrollori a 8 bit e i PIC 24 e DSPIC 33 per quello che riguarda le famiglie di PIC a 16 bit. Questo vuol dire che ad oggi i microcontrollori PIC a 32 bit e di conseguenza l'utilizzo di MPLAB Harmony non sono ancora disponibili per la versione online dell'IDE, il che richiede ancora la presenza di una versione offline. Ma se è nostro interesse programmare invece con le famiglie di PIC a 8 e 16 bit e sfruttare il code configurator di cui abbiamo parlato nel precedente tutorial, credo proprio che questa sia una delle soluzioni migliori che possiate adottare.
Spero anche oggi di avervi dato delle informazioni utili e arrivederci al prossimo tutorial.